Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù chiamò i dodici e cominciò a mandarli a due e diede loro potere sugli spiriti immondi e ordinò loro che oltre al bastone non prendessero nulla per il viaggio, né pane, né bisaccia, né denaro nella borsa, ma calzati solo i sandali non indossassero due tuniche. E diceva loro: entrate in una casa, rimanatevi fino a che ve ne andiate da quel luogo. Se in qualche luogo non vi riceveranno e non vi ascolteranno, andandovene, cuotete la polvere di sotto ai vostri piedi a testimonianza per loro. E partite, predicavano che la gente si convertesse, scacciavano molti demoni, ungevano di olio molti infermi e li guarivano. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Per il secondo anno consecutivo non ci è permesso, visto ancora il prolungarsi dell'emergenza sanitaria, di festeggiare anche esteriormente questo appuntamento importante per la nostra comunità, qual è la festa del Santo Patrono. Dicevo di festeggiare esteriormente, non ci è permesso, ma questo non giustifica il fatto che l'esteriorità di una festa deve partire fondamentalmente, prima di tutto, dalla celebrazione di una festa che parte dal di dentro. Dal di dentro di una comunità che vive l'esperienza sempre presente nella vita, nelle opere e nei miracoli del Santo Patrono a cui fa riferimento. Nell'interiorità di un atteggiamento personale che non è legata solamente all'esteriorità di una festa, ma che è fondamentalmente legata invece ad un atteggiamento di fede personale, interiore, che se ha anche dei rapporti, degli agganci ad una tradizione che è legata ad una comunità, deve tuttavia alimentare questa fede, la dinamica di questa fede interiore, ad una consapevolezza giornaliera, quotidiana, della presenza del Santo Patrono. Ecco perché per noi è ancora festa, ed è festa. Una festa perché ci ritroviamo insieme, stiamo pregando insieme, ci ritroviamo insieme come comunità cristiana, come comunità civile, rappresentata anche dall'amministrazione comunale. È festa perché stiamo insieme. E stiamo insieme perché abbiamo bisogno di ascoltare non solamente la voce del Signore attraverso la liturgia che celebriamo, ma perché abbiamo bisogno, mai come in questo contesto, di ascoltare la voce del Padre, la voce di San Marciano. Il padrono indica proprio la voce del Padre, non del padrone. Abbiamo bisogno di ascoltare la voce del Padre, abbiamo sentito dalle letture di questa celebrazione. Il libro dei Proverbi: ascoltate, figli, l'istruzione di un padre e fate attenzione. Sono queste parole che San Marciano oggi consegna alla nostra comunità in questo contesto ancora un po' particolare. Non viviamo più forse la paura ancora più pesante dell'anno scorso. Siamo un pochettino alleggeriti da questa dimensione di paura
anche grazie alle nuove forme di situazione sanitaria attraverso i vaccini, e quindi c'è un po' più di tranquillità, di serenità, ma viviamo sempre in una dimensione di incertezza, di punti interrogativi. Ecco perché abbiamo bisogno di fermarci, abbiamo bisogno di stare insieme, di guardarci in faccia, negli occhi, per ascoltare le parole di un padre e di fare attenzione. Sì, abbiamo bisogno di fare attenzione, di stare fermi, di sapere ascoltare, di aprire le orecchie, ma fondamentalmente di aprire il cuore a quello che il Padre vuole dirci, in questo caso il nostro Santo Patrono. Perché tante volte i padri o le madri parlano in famiglia, ma i figli non li ascoltano, mai come in questi contesti particolari, non solamente dovuti alla pandemia, ma in generale i figli oggi non sono molto più, tra virgolette, attenti a quello che dicono i genitori, anche per una forma esagerata di libertà e di individualismo che la nostra società in questi ultimi anni ci ha consegnato. Invece oggi il nostro Santo Patrono ci invita a fare attenzione a quello che fondamentalmente il Signore vuole trasmettere a ciascuno di noi, a fare attenzione a quello che Lui ci dice. Come dicevo poco fa, il Patrono è il Padre di questa comunità, e mai come il nostro Santo Patrono, che è stato uno dei primi vescovi di questa nostra comunità, ha il diritto di farsi ascoltare. E noi abbiamo il dovere di fermare con attenzione i nostri passi e di saperlo ascoltare. Ci ricordava la lettera agli Ebrei: qual è il figlio che non è corretto dal padre? Che cosa ci vuole consegnare oggi San Marciano, in questo 14 giugno 2021? San Marciano oggi vuole consegnarci qualcosa di positivo per la nostra vita. San Marciano oggi vuole dire a ciascuno di noi parole piene di speranza, ma non per dimenticare solamente il passato, per vivere bene questo tempo, per continuarlo a vivere questo tempo, nonostante, come dicevo all'inizio, un po' di incertezza, anche se la paura è un pochettino smorzata, a vivere bene questo nostro tempo, a non lasciare sfuggire le parole di Dio, a non lasciarci sfuggire dalle tante occasioni che la società e il nostro tempo ci mettono a disposizione, ma non per aver paura del presente, ma saper scacciare la paura delle paure. San Marciano oggi ci ricorda che siamo comunità, ma non perché ci doveva essere una festa esterna. San Marciano oggi ci ricorda che siamo comunità perché siamo figli di tutti insieme, figli di questa comunità, di questa Chiesa Madre che ci ha rigenerato nel battesimo, di questa Chiesa Madre che ci accompagna, ci guida nelle nostre celebrazioni, di questa Chiesa Madre che ci insegna a pregare, di questa Chiesa Madre che è la nostra grande famiglia. Ecco perché dobbiamo fare attenzione. Non dobbiamo lasciare che le parole del nostro Santo Patrono vadano fuori, in altri posti, volino via. Noi amiamo dire che le parole volano, quello che è scritto rimane, ma a volte le parole hanno bisogno di essere espresse. E le parole, come quelle del nostro Santo Patrono, devono toccare il cuore della nostra vita. Non restiamo indifferenti, non lasciamoci prendere da tutte e delle tante distrazioni che attorno a noi vivono e ci spingono magari ad allontanarci. Impariamo a saper cogliere quelle piccole cose, come vi dicevo, che lo spazio, il tempo e la quotidianità ci mette davanti. Dobbiamo imparare a fare attenzione. Questo ci consegna oggi il nostro Santo Patrono. Fare attenzione. Non lasciamoci prendere dalla frenesia, della fretta, del fare tutto e subito, del fare tutto e sempre.
Abbiamo ogni tanto bisogno di fermare i nostri passi per guardarci interiormente, per rivedere la nostra vita. La pandemia ci ha costretto a fermarci per una questione sanitaria, ma a volte la pandemia è stata anche un'occasione per rivederci insieme, dentro, per rileggere la nostra vita, per avere più tempo con noi stessi. Ecco allora le parole di un padre. Stiamo insieme, ascoltiamo queste parole. Sappiamo dare a queste parole il giusto valore e il giusto peso, perché queste parole devono toccare la nostra vita, devono toccare il nostro cuore e devono portarci a vivere una dimensione di orizzontalità come comunità, per capire la verticalità della presenza del Signore ogni giorno nella nostra vita. Ascoltiamo l'invito del Signore che attraverso la figura del nostro Santo Patrono ci consegna oggi per vivere bene, come vi dicevo, il nostro presente, ma per guardare con serenità al nostro futuro, perché è lì che siamo chiamati ad essere cristiani autentici ed essere chiamati ad annunciare, così come ci ricordava il Vangelo di Marco. Andate, non portate nulla con voi, abbiate fiducia nella provvidenza del Signore. L'importante è che andate, dice Marco, dice Gesù nel Vangelo di Marco. Siete chiamati ad annunciare, il resto lasciatelo fare al Signore, non preoccupatevi. E queste allora sono le parole che ancora una volta il nostro Santo Patrono ci consegna. Fiducia in noi stessi, fiducia nelle piccole cose che facciamo, per proiettarci ad un futuro migliore, vivendo il presente, abbandonandoci alla fiducia e alla provvidenza del Signore. Fai mancare il nutrimento della parola e ci sazi con il corpo e sangue del tuo Figlio. Rinnova ogni giorno nella nostra comunità l'opera mirabile che per il ministero di San Marciano il tuo Spirito compì nei nostri padri. Per Cristo nostro Signore. Buonasera, un saluto a Don Pietro e a Padre Bernardino, le mie scuse per il ritardo Don Pietro, ma io ti avevo già detto che avevo un appuntamento in Prefettura d'Avellino, sono stato convocato insieme ad altri colleghi del territorio per discutere di temi importanti che riguardano lo sviluppo del nostro territorio. È necessario in questo momento storico particolare partecipare a dei tavoli che sono importanti perché è lì che ragioniamo del futuro delle nostre comunità e per quanto mi riguarda è necessaria la presenza della rappresentanza di Frigento perché Frigento è una comunità importante in ambito provinciale. E nei prossimi giorni sarò convocato di nuovo in prefettura perché insieme ai sindaci ai sindaci che rappresentano i comuni dove c'è la tradizione del grano e degli obelischi di grano, comuni come Fontana Rosa, Mirabella, Flumeri, Villanova, anche Frigento fa parte di quel gruppo e insieme al prefetto capiremo come possiamo, come dire, recuperare le nostre tradizioni quest'anno se ci sono le condizioni, altrimenti, come stiamo facendo e abbiamo fatto l'anno scorso per il nostro Santo Patrono, le attività festive saranno sicuramente ridotte. Però, Don Pietro, io ci tenevo ad essere qua questa sera, ci tenevo per due motivi. Uno perché oggi è la festa di San Marciano, ho ascoltato con grande attenzione l'omelia di Don Pietro, e mi complimento perché oggi è un giorno di festa, però non necessariamente la festa deve essere esteriore.
Sì, noi siamo abituati a festeggiare il nostro patrono perché per noi è un grande esempio. Marciano, San Marciano, un giovane greco, anche di famiglia molto ricca, che lascia i suoi averi e viene nelle nostre terre, si ferma nelle nostre terre a vivere anche in povertà e in ascetismo, è un, come dire, un esempio importante di misericordia, di gratitudine, che noi dobbiamo tenere sempre presente. Quindi, anche se in modo ridotto, dobbiamo onorare il nostro santo patrono, che proprio per il suo esempio, lo diceva molto bene Don Pietro, non è un padrone, ma è un padre, ed è un padre per tutti noi, per il grande esempio che ci ha lasciato, che vi dico sinceramente è un grande esempio che noi che facciamo gli amministratori dobbiamo tenere maggiormente in considerazione. Il secondo motivo per il quale ci tenevo ad essere qui è perché volevo lasciare a Don Pietro il saluto, formalmente il saluto che l'amministrazione comunale ha fatto in occasione del 20° anniversario del sacerdozio di Don Pietro. Quindi ci tenevo a lasciarlo formalmente perché Don Pietro è il nostro parroco, però Don Pietro è anche cittadino onorario di questa comunità e mi fa piacere ricordarlo in questo momento. Quindi il grande attaccamento e la devozione popolare per San Marciano, che è cosa visibile a tutti, e anche il nostro ringraziamento al nostro parroco che lavora tanto per mantenere sempre vive le nostre tradizioni, alle quali si è affezionato più di quanto forse facciamo noi in alcune situazioni. Vi ringrazio. Interceda per noi il nostro patrono e vescovo San Marciano, testimone e diffusore del Vangelo del tuo Figlio in questa nostra terra irpina, il cui nome è scritto per sempre nel libro della vita. Risplenda per sua intercessione il tuo volto, Padre, su questa nostra comunità di fede e sulla nostra comunità civile, e la tua benedizione per intercessione del nostro santo patrono ci accompagni nel cammino del tempo verso la patria futura, dove vive e regni per tutti i secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Signore sia con voi. Il Signore, per intercessione del nostro santo patrono San Marciano, vi benedica, vi custodisca, faccia risplendere su di voi il suo volto, vi conceda grazie e vi doni la sua pace. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La messa è finita, nel nome del Signore, andate in pace. Una buona serata, una buona festa ancora a tutti quanti voi e grazie.